thank <laughs> you Carissimi, siamo arrivati alla seconda parola, ve la consegno con grande gioia, ma insieme con la consapevolezza che questa parola già inizia a far entrare nel cuore di Gesù quel timido ma vero messaggio di luce di cui lui ha immenso bisogno. Lui con la prima parola era nel buio. Dio mio, Dio mio, perché tu, Dio mio, mi hai abbandonato? Pensate, non, non è da un'osteria che nasce questa parola, ma dal Figlio di Dio sulla croce, a Gerusalemme, sul Calvario. Capite il dramma, il buio che lui ha vissuto, che raccoglie tutte le domande che noi viviamo in questi giorni attorno al coronavirus, per tutte le crescenti drammatiche notizie, anche perché nessuno sa fino a quando, Signore, a che punto siamo della notte, quanto resta della notte, la domanda che faceva Isaia al Signore, quanto resta della notte, sentinella, quanto resta. Allora siamo arrivati alla seconda parola, oggi... Tu sarai con me in paradiso. Voi sapete che Gesù è stato ucciso insieme a due delinquenti, a due mafiosi che aveva accanto, a due persone che avevano ucciso che avevano usato violenza. Due delinquenti, usiamo questa parola in generale, una da una parte e una dall'altra. Non dovete mettere mai uno contro l'altro perché tutti e due fondamentalmente sono simili. Anzi il cattivo ladrone cosiddetto chiede perché non salvi te stesso e noi, ha uno sguardo anche lui ampio. Poi c'è la parola tenera, affettuosa di quell'uomo che gli dice ricordati di me quando tu sarai nel tuo regno. E guarda Gesù, non è più un delinquente, è qualcosa di più grande. Che ha nel cuore una profonda, immensa nostalgia del bene, nostalgia di Dio. E Gesù gli risponde con una parola dolcissima. Oggi, innanzitutto oggi, non domani, non rinvia, non rimanda. Tu non chiunque, tu che hai fatto il male, sarai con me, con me, in paradiso. È bellissimo con me, entriamo insieme, non siamo isolati, siamo insieme, intrecciati, quello che stiamo dicendo tantissimo anche in questa pandemia. E ora vedete com'è importante. La prima consolazione, la prima scintilla di luce, Gesù la trova da un delinquente. Non è Gesù che offre a lui il paradiso, ma prima ancora è la domanda di quell'uomo che fa brillare nel cuore di Dio, in Gesù. Un timido ma vero segnale di speranza. Perché? Perché Gesù fu annoverato tra i peccatori. È una parola straordinaria del Vangelo. Raccoglie una parola antica dei profeti: fu annoverato tra i peccatori. Ed è così. Muore insieme ai peccatori. Ecco perché la morte di croce è la morte della vergogna, perché la si riservava agli schiavi ai delinquenti più gravi, tant'è che Paolo, rispetto a Pietro, Paolo viene ucciso col taglio della testa, no? una morte più, più rapida, Pietro invece con una moglie dolorosissima, una morte terribile che era appunto il morire sulla croce. Però proprio da questa sua morte in mezzo ai peccatori, noi siamo stati guariti, questa è la lettera di Pietro, dalle sue piaghe, da questo suo soffrire, noi siamo stati guariti. Qual è la realtà allora? Che quando Gesù sente questa domanda, ricordati di me, quando sarai nel tuo regno, lui legge nel cuore di questo mafioso, di questo cattivo, e vede che anche nel cuore di una persona cattiva c'è sempre una spiraglio di luce. Mia mamma me lo diceva sempre quando andavo in carcere: ricordati che nessun buono ha, è senza un'ombra di cattiveria. E ricordati pure che ogni cattivo ha sempre dentro una luce che deve essere fatta fuori, venire fuori. C'è sempre un pizzico di bene in ogni cuore, anche nelle realtà più cattive. Perché Gesù può capire il cuore di quell'uomo? Per un discorso molto importante, Gesù comprende quella richiesta perché soffre come lui e perciò offre gratis a lui il paradiso. Vedete le due parole che ho sottolineato in giallo, soffre e perciò offre, offre perché ha sofferto. Questo è il mistero dell'amore di Cristo. Nella croce che riguarda tutti coloro che vivono nelle corsie dell'ospedale, tutti coloro che vivono un dramma, tutti coloro che hanno un problema in famiglia, di solitudine, di mancanza di lavoro, di separazione familiare, di bisticcio con i figli, di situazione debitoria. Soffre, offre, tu puoi offrire speranza se hai sofferto prima la stessa situazione. Ecco perché è importantissimo lo stile. La solidarietà è la condizione per rendere vere le parole che tu dici. Perché se tu dici parole sbrigative, è perché dentro di te non hai sofferto veramente. Solo se hai sofferto veramente dirai parole vere e non sbrigative, non facili ma profonde. Se hai sofferto, sarai capace di offrire. Gratis, ecco perché è importante questa parola. Gratis, il buon ladrone non ha meritato il paradiso. Non è un fariseo bravo, ricco di opere buone, è un delinquente. Ma il primo che entra in paradiso non è un santo, ma è un mafioso, è un delinquente che meritava la pena di morte. Gratis gliel'ha offerto il paradiso proprio perché anche lui aveva capito. Arriviamo a noi rapidamente tre messaggi che ci dà questa meravigliosa parola. Primo, attenti bene, nessuno nasce cattivo. Ma che avviene nella vita? Che quando tu soffri e nessuno ti ascolta, quel dolore diventa tremendamente vendicativo. Un dolore inaccidito, come me l'ha detto una mistica bellissima, un dolore non riconciliato ci rende cattivi. La cattiveria non nasce da un'istintività nel cuore delle persone, nessuno nasce cattivo, ma il dolore nasce, cioè la cattiveria nasce da un dolore non riconciliato, non ascoltato, inaccidito, che ci rimane dentro e che ti spinge alla vendetta diventi cattivo, non nasci cattivo. Questo lo dice Gesù con questo cuore. Quando lui si rivolge così, sfata l'idea che ci sia una cattiveria nativa, come pensavano nell'Ottocento tanti psicologi. No? Pensate Lombroso, diceva, tu sei nato delinquente, sarai delinquente. E misurava il cranio. Cose orribili sono fatte in base a questa teoria. Cristo invece fa cadere tutte queste cose e dice: No, il cuore dell'uomo se trova ascolto diventa bontà, se trova cattiveria, in non ascolto, inaccidito diventa cattivo. Secondo, quello che dicevamo poco fa, la compassione nasce dalla condivisione: se tu hai capito è perché hai sofferto insieme e se hai sofferto insieme. E perché hai capito? E ora capite bene che in questo momento di cosa abbiamo bisogno? Di medici carichi di compassione, di politici che sanno entrare nell'empatia, di amici veri che dicono quello c'è il coronavirus, Dio mio, me ne vado via. No, perché? Ha la stessa stima, lo stesso cuore, la stessa attenzione, la stessa dinamica. Guai se noi esaminiamo le persone così come se dovessimo giudicare. L'empatia nasce dalla condivisione e la condivisione crea la compassione. Terzo elemento importantissimo, solo insieme, ecco la solidarietà, usceremo dalla pandemia, poiché siamo tutti sulla stessa barca, parole di Papa Francesco il 27. La barca traballa, non c'è... Uno che gettandosi in mare con il salvagente si salverà, no, o tutti o nessuno. Ecco perché l'Europa deve capire l'appello dell'Italia, perché il virus non chiede permesso a nessuno, arriva ovunque e comunque. Ecco perché è importante stare insieme, lavorare insieme, mettere insieme le conoscenze, non dire come ha fatto Trump, dammi il brevetto a me americano. Ma tutti gli uomini hanno lo stesso diritto, tutti hanno le medesime situazioni. Ecco perché allora tutti abbiamo davanti la medesima realtà, un volto che è il volto di Gesù. Anche noi, fratelli e sorelle carissimi, diciamo in questi giorni, Signore, ricordati di noi, ricordati di me, perché... Io vorrei tutti insieme essere in paradiso, quando sarà il momento tuo. Ricordati di me. E lui ci dirà, oggi, quando sarà il momento, tu sarai con me in paradiso. Grazie.